Noi utilizziamo e ci avvaliamo dell'Istituto per le sue competenze molto importanti nell'ambito della prevenzione, dello studio delle malattie animali e anche del trattamento delle malattie animali, competenze che sono state sviluppate in Italia nel corso ovviamente dei decenni della quasi secolare storia dell'Istituto, ma che hanno anche una proiezione sul terreno internazionale. L'Istituto è conosciuto fuori dai confini dell'Italia, fuori dai confini nazionali, ha competenze che sono utili per i paesi parte della cooperazione italiana e noi vogliamo sostenere questi paesi nelle loro strategie sulla salute, concetto One Health, quindi la salute umana, la salute della persona, per noi la persona rimane al centro della nostra azione di cooperazione, ma anche la salute animale. C'è una componente importante anche di sicurezza alimentare. Parliamo di paesi, se pensiamo all'Africa, dove l'allevamento e la pastorizia sono ancora fondamentali, e quindi preservare la salute degli animali, intervenire per tempo quando ci sono dei fenomeni di malattie che possono abbattere questo patrimonio importante, serve per consolidare, rafforzare, accompagnare strutture socio-economiche fragili. Oggi è il riconoscimento di un cammino che facciamo insieme all'Agenzia Italiana della Cooperazione e dello Sviluppo. Non è il primo passo, è il consolidamento di un'attività che noi facciamo, come sapete, ormai dal 1985. È stato un anno molto importante, un anno di obiettivi raggiunti. Uno su tutti è il One Health Award, anche quello un riconoscimento a livello globale di tutte le attività che l'Istituto svolge in Italia a supporto dell'Abruzzo, ma a supporto di tanti paesi del mondo. Nel 2025 finalmente apriremo la nuova sede, faremo l'inaugurazione della nuova sede con un laboratorio BLS3 all'avanguardia, più importante in Italia e uno dei più importanti in Europa.